Quindi Rinpoche è arrivato per questa seconda sessione dell'11 di dicembre. Sono un po' di rumori di fondo perché stanno mettendo il microfono a Rinpoche. Hai delle domande? Soltanto una domanda? Te, te. Quindi la domanda è, se uno vuole prendere iniziazione di Vajrasattva, posso stare soltanto per ricevere le benedizioni? O ricevo e riceverò il Vajrasattva da altri maestri? Hai già ricevuto l'iniziazione di Vajrasattva prima? Sì. Poteva, come vuoi, la tua scelta. Tu ce lo consigli? Se voglio ricevere l'iniziazione, è buono per me? Ricevi l'iniziazione? È buono per me ricevere l'iniziazione? Questa è la domanda di uno studente. Rinpoche dice, se vuoi, pensi di praticare la Vajrasattva, allora è buono che tu riceva l'iniziazione. E completamente dipende da te.
Dipende da quello che la tua santa mente decide. Cosa volevi dire? Un altro studente. Rinpoche ci può parlare riguardo alla relazione che c'è fra il karma e i meriti? Karma e meriti? Karma, c'è il karma non virtuoso e il karma non virtuoso. Magari giocano dei ruoli diversi, no? Stavo facendo una domanda riguardo al karma indifferente, che non è né virtuoso né non virtuoso. Che Rinpoche, che è l'abate del monastero di Copan, stava dicendo che c'è il karma che è misto di karma bianco e karma nero, virtù e non virtù. Quello è un tipo di karma. Io penso che sia il potere del seme che è emesso nella vostra mente, che viene messo nella continuità della vostra mente, nella coscienza, e per cui positivo. Io penso che quello è il karma positivo, sono i meriti. I meriti sono. I meriti e il karma positivo non devono essere qualcosa di separato, non sono qualche cosa di separato. Would you please explain to us about the 12 links of the planet arising and how it helps us? Ah, adesso sì, Rinpoche ci può spiegare riguardo ai 12 anelli dell'origine dipendente e come questo ci può aiutare nello sviluppare rinuncia? Sì, ho già spiegato questa mattina come meditare sui 12 anelli e come meditare. Ho detto che tu cominciate a vedete come si vaga nel samsara e come questo circolo del samsara che a causa dell'ignoranza cominciamo una molte serie di anelli ogni giorno, ogni ora, ogni minuto. Qui ne cominciamo tantissimi in un giorno, in un minuto, in un'ora. Moltissimi cominciano la serie dei 12 anelli e quindi ho detto che anche se voi siete liberi da una prigione, c'è un'altra prigione all'esterno. Anche se voi siete liberi da una prigione, c'è un'altra prigione all'esterno. È sempre così questo, c'è sempre questo circolo, no? È un certo tipo di circolo senza fine, questo circolare, un vagare senza fine. Quindi vedete quanto è importante e quanto è importante realizzare la vacuità e unificare l'origine dipendente con la vacuità. E quindi perlomeno cercare di sviluppare consapevolezza sulla vacuità. Ogni giorno meditare sulla vacuità e studiare gli insegnamenti.
veramente molto importante, quello è ciò che noi dobbiamo realizzare come la vacuità, sviluppare che la percezione diretta della vacuità e quindi in questo modo cessare i semi delle afflizioni mentali e del karma e quindi cessare il karma e le afflizioni mentali che sono la causa della sofferenza e così potete liberarvi completamente dai risultati di sofferenza. Quindi la pratica della consapevolezza sulla vacuità è molto importante, aiuta. Il praticare la consapevolezza è veramente molto importante. Questa è una cosa. Quella vi fa essere liberi dalla prigione del samsara. E quindi bisogna imparare i 12 anelli e meditare sugli insegnamenti della vacuità. Comunque, adesso do più insegnamenti riguardo a questo. Quindi, prima di questo, voglio dare la trasmissione orale e mi dimentico sempre di dare la trasmissione orale, mi dimentico sempre. Prima di tutto voglio dare la trasmissione orale, altrimenti alla fine mi dimentico di darlo sempre alla fine dell'insegnamento e poi dopo mi dimentico o non c'è mai tempo. Quindi adesso questa è la trasmissione orale del mantra di Cerresi, quello lungo, il più breve è quello di 6 sillabe, Om Mani Padme Hum, non Om Mani Padme Hum Ri. Molte persone recitano così con Ri. Ri è la sillaba seme di Cerresi. Della santa mente di Cerresi, per cui Om Mani Padme Hum, le 6 sillabe, non 7 sillabe, non 7 sillabe, Om Mani Padme Hum, Ri, no, non è così. Sua Santità il Dalai Lama ha detto questo molte volte. Quindi questo è il mantra più breve, e poi c'è il mantra, c'è il testo del Nune, che di Cerresi. A 11 volti e poi c'è il mantra Namorata Trayanamo e questo ce n'è un altro che è un mantra che non si trova nel testo del Nune si trova nel Mani Kabum. Prima volta che sono andata in Malesia c'era Tony Wong e il suo lavoro era quello di stampare libri. Questo era il suo lavoro e lui aveva una moglie, la sua moglie era cristiana e veramente molto devota e lui aveva una connessione molto forte con Cerresi nell'aspetto femminile che in Cina si chiama Quan Yin e c'era. E c'era molti, non so quanti soldi, comunque c'era molto. Se lui vinse la lotteria, se lei avesse vinto la lotteria, gli avrebbe permesso di diventare buddista. Così lei vinse la lotteria, lei era abbastanza lontana, ha vinto la lotteria, per cui ha cominciato a saltare. E quindi gli è stato permesso di diventare buddista. E lui aveva una connessione molto forte con Quan Yin. E al mattino, ogni mattina, prima andava nel suo ufficio e quando non c'erano ancora le persone, lui faceva le domande e riceveva le risposte da Quan Yin, l'aspetto femminile di Cerresi. Nel pomeriggio, venerdì, sabato e domenica, lui guariva le persone, c'erano i pazienti molto malati e nel suo ufficio era pieno di persone malate e dopo il suo ufficio era pieno di persone che erano malate.
E poi dopo un certo periodo non c'era abbastanza spazio, le persone sedevano sui gradini e poi e quindi lui recitava il mantra per ore e ore, sempre, continuamente. Io gli avevo dato il mantra, gli avevo dato un mantra, non mi ricordo il nome della divinità, non mi ricordo il nome della divinità. E quindi l'aveva recitato per ore o per mezz'ora, non mi ricordo. E lui aveva messo un contenitore per l'acqua davanti a Cenrese. Davanti a Cenrese. Non c'era la statua, ma c'era un'immagine. E aveva messo una bottiglia di acqua, un contenitore per l'acqua. Non c'era neanche la visualizzazione, semplicemente lui aveva questa fede, questa aveva una forte fede che quest'acqua venisse benedetta. E poi lui dava quest'acqua da bere alle persone malate. Ma questo è semplicemente un esempio. Oggi il marito aveva il cancro e doveva essere portato dalla moglie e dagli amici, una persona, ma bevendo l'acqua, che lui era veramente malato, è migliorato, e il giorno successivo camminava da solo senza altre persone. E quindi così, in questo modo, moltissime persone sono guarite, sono state guarite, moltissime persone sono guarite da questa persona andando lì da lui. Quando stavo andando, c'era una città in Malesia, vicino a Singapore, è vicino a Singapore, Jawaharlal forse, una città, c'è una città, e stavo venendo giù da Kuala Lumpur, stavo venendo, l'autista della macchina aveva incontrato la Mahesh nel passato, e Tony Wong venne e lui mi stava spiegando da Kuala Lumpur fino a Jawaharlal. Lui mi stava spiegando quante persone erano guarite dalle loro malattie, e anche noi quando siamo arrivate non aveva ancora finito di raccontarmi la sua storia. E lì c'era un monastero Kagyupa e ho parlato a loro di Tony Wong. Quindi questa è una storia. Sono stato lì, penso, diverse volte, qualche volta, in diversi momenti, fino a che non hanno cominciato il centro. Lì c'era una donna che si chiamava Wei. Lei mi ha scritto una lettera che voleva cominciare un centro. E prima di incontrarla, lei mi aveva scritto questa breve lettera, e così poi è successo. E dopo dico non è successo, però prima di Tony Wong per due volte aveva organizzato il tavolo per me, e così andavo a vedere gli anziani e vedere diverse cose. E poi la maggior parte delle volte stavo in ufficio a incontrare le persone malate, a fare divinazioni, cosa dovrebbero fare e così via, cose di questo genere. Ci vuole veramente tantissimo tempo. Non so come facciano gli altri lama, probabilmente
forse loro hanno chiaroveggenza e quindi lo fanno in un modo veloce, ma io non ho la chiaroveggenza, per cui per me ci vuole veramente molto tempo. E quindi poi quando lui mi diceva che sua moglie l'aspettava a casa, e dopo le 5 la sua moglie lo stava aspettando, magari si arrabbiava anche, non sono sicura. Comunque lui è andato a, non è andato a casa, e lui recitava questo mantra lungo con tutte le persone, ma penso che dovesse recitare in sanscrito, ma c'era soltanto una sanscrito in tutte le parole che lui recitava, c'era soltanto una parola in sanscrito, e lui mi ha chiesto il mantra, ma a quel tempo non conoscevo questo mantra, e quindi lui ha chiesto ad altri, a molti altri lama, a Kagyo, a molti altri lama, ma sembra che lui non ha mai ricevuto risposta. Forse loro hanno mostrato l'aspetto di essere dei grandi lama. Io gli ho detto che li avrei controllato. E quindi gli ho detto che li avrei controllato. Poi sono andato a Londra una volta e c'era una monaca, Sara, dall'Inghilterra. Lei era al centro di Londra, nel centro dell'FPMC a Londra. Lei mi ha dato il Manikambum. Manikambum è stato scritto da Cenresi, il Buddha compassionevole, il re del Dharma del Tibet, Sonzen Gampo. E quindi ho letto questo, non tutto. Poi ho visto il mantra, questo mantra lungo, questo mantra ci sono è lungo una pagina, e ci sono molte pagine, e in questo scritto molte i benefici riguardo a come può guarire tutti quanti i diversi tipi di malattie, tutti i tipi di malattie e Cenresi, per cui ho dato all'abate della Landa in Francia, al monastero dell'FPMT e a Nalanda, gli ho dato all'abate del Nalanda, e loro fanno, per molti hanno fatto il soggiorno, la confessione, per rivitalizzare i voti che erano degenerati. Questo è quello che loro fanno, e poi anche dimorano nel ritiro dell'estate, e poi dopo interrompono anche il ritiro con questa cerimonia che si chiama Gagem. Tutti i monasteri devono fare queste tre cose, e durante il periodo del ritiro dell'estate devono recitare tutto il sutra, ciò che Buddha disse, devono recitare tutto il sutra. Devo recitare tutto il sutra che qualifica un monastero come monastero, perché fanno queste pratiche, appunto, questi tre aspetti: la confessione, il ritiro dell'estate e la conclusione del ritiro dell'estate. Oltre agli studi del Sutra del Tantra per molti anni, ho dato a Geshe, l'abate di Nalanda, monastero che era Geshe Champa Gyatso a quel tempo, ed era un lama molto famoso fra il Sera Gaudiya dell'epoca, e lui ha... E ho dato questo testo da tradurre a Sanatha in tibetano, ma poi è stato detto che questo era veramente molto segreto e quindi non l'hanno tradotto. Quindi comunque vi do la trasmissione orale di questo, scusate, altrimenti diventa veramente lunga questa storia qua.
diventa una storia veramente lunga. Quindi loro hanno recitato questo mantra per ore. Hanno recitato questo mantra per ore. E io penso, forse dovrebbe essere in sanscrito, ma c'è soltanto una parola che suona come sanscrito. Ma non penso che sia cinese. Non penso che sia cinese. Penso che qualche tipo di, non lo so. Forse è una lingua che boh, si è interrotta o non so che tipo di lingua sia. E per i pazienti, per cui, così. Wow. Se voi recitate questo mantra una volta, è la stessa cosa che come aver recitato 100 milioni di volte Om Mani Padme Hum. 100 milioni di volte Om Mani Padme Hum. Se lo recitate, è esattamente la stessa cosa. È come fare per molti anni in ritiro quando recitate questo mantra una volta è come fare molti anni di ritiro. Questi sono i benefici che voi che derivano dalla recitazione di questo mantra. È veramente chi riceve questo mantra anche soltanto una volta, se voi andate nell'acqua o andate in un lago o nell'oceano. E se voi avete il nostro corpo nudo, andate nell'oceano, nel mare, nel lago, allora l'acqua che tocca il vostro corpo diventa acqua santa, acqua benedetta. E quindi l'acqua che va si allontana e tocca le persone, gli animali, purifica. Incredibile karma negativo, karma creato nel passato, incredibile, incredibile, incredibile karma negativo, pesante karma negativo anche quello di aver ucciso il padre e la madre, un arahat, aver danneggiato il Buddha, aver causato disarmonia. E questi sono i karma veramente molto pesanti del karma che abbiamo accumulato nel passato, vengono completamente purificati comungando quell'acqua. Se voi andate dentro l'acqua, l'acqua tocca qualsiasi persona, qualsiasi essere, le persone che sono lì, che stanno giocando. Che giocano nell'acqua. Qualsiasi essere senziente, animale, viene completamente purificato che ha accumulato nel passato. E ancora, voi siete liberi da, recitando il mantra. Voi sarete liberi dai tre, siete liberi dai tre tipi di rinascite. Non rinascerete più nel ventre, non rinascerete più nel ventre, sarete liberi da rinascere nel ventre. E poi sarete liberi da rinascere nella coscienza non viene concepita nell'uovo. E poi ancora non si rinasce come dal calore, come i pidocchi o le pulci, siete completamente liberi da questo. E quindi, da questo, da ora fino all'illuminazione, sarete sempre accompagnati dai Buddha Bodhisattva. Sarete sempre circondati dai Buddha Bodhisattva da ora fino all'illuminazione. Sempre, quindi. Andrete soltanto verso, non andrete assolutamente giù nei reami inferiori.
Quindi chiunque incontra quest'acqua, viene toccato da quest'acqua, se andate dentro quell'acqua, qualsiasi animale, chiunque viene toccato da quell'acqua, riceve un incredibile beneficio. E per molti, il karma negativo, pesante accumulato in molte vite viene completamente purificato, quindi la vostra vita andrà sempre verso l'alto, verso l'illuminazione, perché voi sarete sempre circondati dai Buddha Bodhisattva. Io non sempre, ma non ogni persona malata, ma generalmente do l'acqua benedetta da questo mantra. Do l'acqua benedetta da questo mantra. Voi potete benedire l'acqua con diversi mantra, ma questo è il principale. Questo è il principale. Per cui io penso che il potere di questo mantra effettivamente aiuta molte persone, e sono sicuro che sono coloro che hanno il karma, naturalmente. Per cui è così. Per cui, no, scusate, è il potere del mantra. È veramente un mantra molto potente. Non sembra buono dire questo, ma il potere del mantra, anche se voi toccate il corpo di qualcun altro, io non ho delle benedizioni, ma siccome per il mantra, recitando questo mantra, questo dà il potere di purificare il karma negativo degli altri. E quindi toccando il loro corpo e cose del genere, questo toccando il loro corpo, cose del genere, questo diventa una grande purificazione. Così. Per cui l'acqua, se voi recitate, o l'acqua che voi andate, dove andate nell'acqua, dove quando andate qualcuno, andate nell'acqua, nell'oceano, nel lago, l'acqua che tocca gli altri esseri senzienti, tutti gli animali nell'oceano, piccoli o grandi, le persone, diventa acqua veramente preziosa e li aiuta tantissimo. E così, così, io stesso. Per cui io stesso non ho alcun potere, però cerco di benedire l'acqua, particolarmente con questo mantra, e quindi si mette nell'oceano. L'ho fatto a Singapore e poi l'ho fatto anche in Russia. Oh, sì, in Russia l'abbiamo fatto. Quando sono andata a Kalmykia, in un monastero, hanno costruito un monastero, hanno costruito una statua di Buddha Maitreya, come l'hanno costruita, come quella che noi dobbiamo fare, di vari piani, e penso che sono di 3 piani, mi sembra. Loro hanno costruito usando la nostra statua di Maitreya, il nostro esempio, e sono andato lì per consacrarla con degli altri monaci, e così ho avuto il permesso di andare, in un posto segreto, dove c'è, è un grande lago. Ho avuto il permesso e lì abbiamo preso una barca che era dei militari, e avevamo diverse bottiglie di acqua benedetta,
benedetto con il mantra, e dopo un certo tempo l'abbiamo versata, tutti quanti abbiamo versato l'acqua nell'acqua, e gli animali nell'oceano, gli esseri che venivano contattati da questa acqua hanno purificato tutto il loro karma negativo, tutti quanti gli esseri che erano nell'acqua. C'erano due o tre barche, le persone sono venute con noi, e man mano che la barca passava, moltissimi uccelli sono arrivati. E i militari dissero, siccome la barca ha dei macchinari, appunto, cioè il motore, e quindi arrivano i pesci, e quindi arrivano i pesci venivano gli uccelli per uccidere, per mangiarsi gli uccelli. Questi gli uccelli sono venuti per mangiare questi piccoli pesci, però io non ho visto questa cosa qua. Il mio piano era quello di poter aiutare, ho cercato di fare questo per aiutare tutti quanti gli esseri senzienti che vivono nell'acqua, e aiutare in qualsiasi modo sia possibile questi grandi o piccoli. Loro, tutti quanti, hanno un'incredibile paura, loro cercano di mangiare qualcuno che è vivo, nello stesso tempo il vostro nemico è proprio lì vicino a voi, e mentre voi correte anche loro corrono dietro di voi per mangiarvi. È proprio così, naturalmente, quando siete nell'aeroplano sembra fantastico l'oceano blu, e poi c'è la spiaggia, le montagne, sembra tutto quanto veramente molto bello, molto bello. Guardando così da lontano sembra già, poi c'è il sole che splende, l'acqua è così blu, molto bella, ma naturalmente se voi andate un pochettino dentro l'acqua, ci sono tantissimi pesci. Le montagne, ci sono dei grandi animali, degli animali grandi come una montagna, poi ci sono piccolissimi, e i grandi mangiano i piccoli, e poi i grandi mangiano i più piccolini, e così. E quindi poi ovunque ci siano, ci sono vicino alle pietre, cercano di nascondersi, cercano a causa del loro karma, il loro nemico è proprio lì il loro nemico, ovunque loro vadano c'è il loro nemico proprio lì, e che sofferenza incredibile. Quindi poi arriva un pesce cane, sapete quando arriva il pesce cane, grandissimo, e poi quindi queste, non mi ricordo più il nome, c'è un altro pesce, no? Un altro pesce che non mi ricordo più come si chiama il nome di quel pesce? L'avevo scritto, però forse è qua, forse no, nei diversi... Forse no. Vanno nell'oceano, e quindi vengono mangiati dai pesce cani. Quando arriva il pesce cane, tutti quanti scappano via, vanno tutti quanti, si uniscono tutti quanti dalla gran paura, e così diventano come una pala. Allora, per il pesce cane è facilissimo mangiarli così. Ah, e quindi hanno una gran paura, però non sanno come fare, e vengono mangiati. La macchina. Questo è semplicemente un esempio
Ma non ci sono soltanto i pesci e i cani, ci sono tantissimi anche altri che li mangiano. Non c'è molto che io possa fare per loro. Bisogna fare qualsiasi cosa uno possa. Anche non c'è molto che io si possa fare. Bisogna cercare di fare quello che si può fare per aiutarli. Qualsiasi cosa uno possa fare, deve fare. Prendere l'acqua benedetta e così via. Andare nel lago e così via. Sono più cari, più gentili e più preziosi, e che esaudiscono i desideri. Quindi quello, in quel giorno, normalmente non potete, normalmente non si può stare lì. C'era tantissimo vento, cioè, che portava un sacco di polvere, quindi ti veniva la polvere negli occhi, gli occhi completamente. C'era veramente, era molto difficile. Questo è quello che loro ci dissero quando fecero la consacrazione la prima volta. Comunque quel giorno, fortunatamente, c'era veramente il tempo era veramente fantastico, il cielo completamente blu, e veramente il tempo era fantastico. Non c'era il vento. E non conoscevo il posto, per cui ho portato molte ciotole di plastica, e poi dopo li ho comprati e hanno fatto delle offerte bellissime intorno alla statua, e questo con un modo tradizionale, con l'incenso, e poi noi abbiamo fatto una puja per la consacrazione. Quindi pensiamo appunto lo scopo della mia vita. Lo scopo della mia vita non è semplicemente di ottenere la felicità o l'essere libero dal samsara per me stesso, ma è quello di liberare gli innumerevoli esseri senzienti dall'oceano di sofferenza del samsara, gli innumerevoli esseri infernali dei preti, innumerevoli animali, innumerevoli sura, asura, tutti quanti, liberarli completamente dall'oceano di sofferenza e condurli alla completa illuminazione completamente da solo. Quindi per fare questo devo assolutamente ottenere l'illuminazione, quindi per questo ricevo la trasmissione orale di questo mantra. Ho ricevuto questa trasmissione orale di questo mantra dal Lama Kyabjakirti Sensab Rinpoche, che le cui qualità sono vaste quanto il cielo, straordinario, erudito, con incredibile buon cuore, completamente puro. È veramente un maestro straordinario. Namoranamodacharaya Bodhisattva Mahasattva Mahakarunikaya Tayata Om Savabhadanata Tanagaraya Savapapa Samrosoganagaraya Savabhati Epachamanagaraya Savahitu Upatabhavinashanagaraya Savabhaya Chudaranagaraya
Tasaya namastagita idama avalokiteshvaraya. Nilakanda nama paramaritayama avatai chame sabhata satanam shivatatanam sabhabhutanam baba marga vishitakam tayata avalokite ishwaraya aloke adepata loka adekente ema bodhisattva he bodhisattva ema bodhisattva he priya bodhisattva he mahakarunika mahasamarasayana he aya avalokiteshwaraya paramitichita karunika agama sataya sataya vidayam dehi dehi me aranga mangama vyagama sataya gishara dudu birante ma birante darantara darante shala tala tala bimala muhte avalokiteshwara jinagna dharamukta Alamaketa Shirira Ramba Palamba Bhirava Masuta Padatara Malamala Mahamala Masuta Padatara Go back to maybe some later Masuta Padatara Malabala Mahabala Malamala Mahamala Taratara Mahatara Krishna Bhana Krishna Bhaksha Krishna Bhasha Nigatan Hebemahata Taratara Nitara Shari Krishna Sabakita Yajabhavita Mahavara Muga Tripurata Nishara Narana Valarupa Vigadara He Nilakenda Mahalahala Viganitita Logatayam Ragabhishabhinashanam Nathikabhishabhinashanam And this, it is the end, the name. Questo è quello che finisce con il nome, se dice Nam finisce, c'è un'altra parola. Bodhaya tava nilakanda nilakanda pamachita mahasana muga hasa hasa mudamanta mahatata hasa bobo mahasita yugashvara panda panda patana sadaya sadaya vidayam samara samaratam eva kavan aloka avalokatam Tadakatanam Dadayeda Dahi Dahi Me. Prima di tutto ho fatto un errore. Prima ho fatto un errore. Kamasaya Dacenin Parsataya Me Soha Sitaya Soha Masataya Soha Sitaya Keshwara Soha Nilakandaya Soha Parahamukaya Soha Mahabrahamukaya soha, Narasinghamukaya soha, Mahanarasinghamukaya soha. Vesahasataya soha, Mahabhasataya soha, Siddhahabhasataya soha. Mahasita Bhati Andare Soha
Lo ripeto ancora. Guru Raja Muda Namaswa Nama Bhagavate Avarukada Suraya Muda Sato Yama Sato Yama Gurani Siddhantu Memendra Padinso. Ora così è terminato. Namadanataya Namabha Namadanataya Namakina Sagara Bhagavata Nabhagara Satrakata Arata Singha Samana Mamilashi Namadanataya Namadanataya Namasara Namadanataya Namadanataya Namakina Sagara Bhagavata Nabhagara Satrakata Arata Singha Samutana Anda Singha Samutana Tom Dara Dara Dili 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 Dalla dalla pastella pastella così ma che sono le mille tante lavane. Ho lasciato fuori delle parole. La mamma, la mamma non te ha mai che non sa la bella di una bella da 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 So, sali tangito, the sutra of the... Quindi il sutra, San Giardon, sutra della... che pianta il riso. So, penso qua, in questo sutra c'è cioè, l'ignoranza, è come il contadino che coltiva, cioè che colui che coltiva l'ignoranza. E poi, nel campo del karma, il campo viene come usato come esempio di karma,
si pianta il seme della coscienza. Si mette il seme nella coscienza. Il seme è usato nella coscienza, quindi pianta in quel campo. Quindi voi lo rendete più bagnato con l'attaccamento della bramosia, e quindi questo, da lì la pianta del nome e la forma sorgono. Quindi quello che è detto è che prima di tutto c'è l'ignoranza che si afferra all'io come reale, che quello dà la motivazione al karma, motiva il karma. Quello motiva il karma. Scusate, è veramente un comportamento un po' sbagliato, sono maleducato, perché sbadiglio. Ho veramente molte azioni maleducate. O comunque quello motiva il karma, dà la motivazione al karma, in modo tale che il coltivatore, in modo che l'ignoranza è il coltivatore, o come il contadino, e da quel campo, allora, dal campo quindi matura il raccolto. Può essere un raccolto buono, un raccolto cattivo, o vari tipi di raccolti dal karma. Ho detto, no, che il karma è il campo. Ho fatto l'esempio appunto del karma. Dal karma, che è il campo, il risultato buono, cattivo o è buono, e vari tipi di rinascite samsariche. Sorgono vari tipi di rinascite samsariche, quindi il karma è proprio come il campo. La coscienza che va di vita in vita, fino a che non si è sperimentato il risultato, finché non si sperimenta quel risultato, allora il seme o la potenzialità del karma cattivo o buono viene trattenuto nella coscienza. Il seme o la capacità o la potenzialità del karma buono o cattivo. Quindi la coscienza trattiene la coscienza è come il seme. La coscienza trattiene il seme. La coscienza, quindi la coscienza è come il seme. Quindi con l'acqua, il calore, questi, il seme che viene bagnato, è come nutrono il seme. Il seme che è bagnato, bangru vuol dire il grano. Quando voi fate, quando si fa l'alcol con i grani all'interno di una pentola, e quindi a solo combo mettono la canna di bambù dentro, e poi dopo con la canna di bambù che c'è è bucata, allora succhiano l'alcol, il vino, attraverso il tubo di bambù, una cannuccia di bambù. Bangarus usano i grani per fare il chang, che è appunto questo alcol fatto con i grani d'orzo, e quindi mettono, lo fanno diventare chang, appunto alcol. Bangru,
Quindi con il calore e l'acqua fa sì che il seme si bagni e in questo modo può maturare e quindi da lì cresce la pianta. Così con l'umidità dell'attaccamento e della bramosia, con l'attaccamento e la bramosia vengono usati come esempi di attaccamento e bramosia, quindi con l'umidità dell'attaccamento e della bramosia c'è questa umidità, allora c'è il divenire. Da lì abbiamo il divenire. E quindi queste e questo fa sì che fanno maturare il seme del karma e da lì viene la nascita, la vita successiva, si rinasce così nella vita successiva. Effettivamente è così che succede. Quindi l'attaccamento e la bramosia sono come l'acqua e i minerali e tutte le cose, le sostanze che fanno maturare il seme. E quindi la vita successiva, si entra nel ventre materno, la coscienza si unisce nel ventre materno e così uno prende nascita. Quello è il risultato di come crescono le piante e quello è come la nascita. La coscienza che entra nel ventre prende rinascita, quello è come risultato della pianta che avviene la nascita. Quindi è proprio così. Quindi la nascita è proprio così. E in questo nel sutra di piantare il riso è detto: se c'è questa causa, allora c'è quel risultato che avviene. E siccome questo è nato, siccome questo è nato, allora c'è la nascita. E quindi è proprio così. Per la condizione dell'ignoranza, allora si creano le azioni composte. A causa delle azioni composte, allora c'è la coscienza. E a causa della coscienza, allora ci sono il nome e la forma. A causa di nome e forma, le condizioni di nome e forma, allora ci sono le sei basi o le sei organi sensoriali. Poi sulla base dei sei organi sensoriali, delle sei origini o sei sensi, a causa delle sei basi dei sensi, allora c'è il contatto. A causa del contatto, allora c'è la sensazione. A causa della sensazione c'è l'attaccamento, poi c'è la bramosia. A causa della bramosia, allora c'è il divenire. A causa del divenire c'è la rinascita. A causa della rinascita c'è l'invecchiamento e la morte. Per cui qualcuno che muore
con una mente non virtuosa sperimenterà il risultato delle azioni non virtuose e il karma di quella persona rinascerà in uno stato di sofferenza. E quindi quella persona soffrirà e quindi urlerà, avrà un'espressione di grande sofferenza, una mente molto infelice, quindi è già una mente molto infelice e quindi avrà questa sensazione di litigi continui. Così, in questo modo, il grande montagna di sofferenza sorge soltanto mi ricordo questo, voglio dirvi questo. Al Vajrapani, Santa Cruz, cosa c'era un giovane giapponese, non so se aveva il cancro, ma comunque stava per morire. E quando lui stava per morire, lui doveva essere abbastanza intelligente. Quando lui stava morendo, lui ha pensato i fenomeni che gli apparivano, i fenomeni che gli apparivano, l'avevano ingannato, e quindi sarà molto arrabbiato. Quindi i fenomeni, le cose che gli apparivano intorno, l'avevano ingannato, e quindi si è arrabbiato al momento della morte. Quindi sembrava di essere abbastanza intelligente, effettivamente. Quindi dipende come le cose vi apparivano a lui, a noi naturalmente. Quello è reale, sembra veramente esistente, esiste dalla sua parte, esistente per sua natura. Quelle sono soltanto decorazioni, ornamenti, proiezioni della nostra ignoranza, perché noi continuiamo a vivere a causa delle impronte negative lasciate nel continuum della coscienza. Ma lui non sapeva che queste cose venivano dalla mente, dalla sua mente. Lui non sapeva questo perché non aveva incontrato il Dharma e non conosceva il Dharma e quindi non sapeva queste cose. Ma io penso che lui era abbastanza intelligente perché lui al momento della morte aveva pensato che le cose come gli apparivano, le cose come gli apparivano, l'avevano ingannato, per cui si è arrabbiato. Era veramente molto intelligente. È perché la cosa più importante è che tutto quanto sono proiezioni, lui aveva capito che queste cose sono tutte quante proiettate dalla sua mente, queste impronte negative lasciate sulla coscienza dall'ignoranza, da rinascita senza inizio, nella continuità della coscienza, da rinascita senza inizio. E ecco, questa è la cosa più importante ma è mancante, manca nella nostra educazione. Se lui avesse saputo questo, allora questo l'avrebbe aiutato a capire cos'è che l'aveva ingannato, era l'ignoranza. Cos'è che l'ignoranza lo aveva ingannato, che l'aveva ingannato non soltanto in questa vita, ma da rinascita senza inizio. Da rinascita senza inizio fino ad ora era stato ingannato dalla sua ignoranza, dalla sua stessa ignoranza, capite? Ingannato. Quindi, studiare Madhyamika, Shunyata, il più possibile. E meditare per realizzarlo è la cosa più è una delle cose più importanti che se non volete soffrire, se volete essere liberi dal samsara, se volete essere liberi dal samsara, questo è quello che voi dovete fare.
Questo è quello di cui avete bisogno. E quindi dall'ignoranza, se c'è questo, c'è quest'altro, e quindi avviene il risultato. E così, cioè, questa è l'evoluzione dell'origine dipendente, da dove sorge tutto quanto, delle afflizioni mentali e del karma. Ora, Lung Tong, tornando indietro, andando all'indietro, cioè l'evoluzione, adesso si torna indietro. L'invecchiamento e la morte vengono dalla nascita. La bramosia, l'attaccamento, vengono, si va giù fino quindi, in un modo si medita, nel senso, con l'ignoranza, propensioni karmiche, coscienza e così via, poi si può entrare. Quindi, cessando l'ignoranza, si cessano le formazioni karmiche. E quindi, in questo modo, si interrompono, si fermano le. Dall'attaccamento e dalla bramosia. E quindi la nascita, nome e forma, e poi nome e forma. Le basi sensoriali, le sorgenti o basi sensoriali, e poi c'è il contatto, e dal contatto ci sono le sensazioni, e poi c'è la nascita e la morte, l'invecchiamento e la morte. Quindi, l'evoluzione dell'origine dipendente nelle varie vite, cioè la cessazione, cioè l'evoluzione dell'origine dipendente, cioè la cessazione. Allora, la stessa cosa, l'invecchiamento e la morte cessando questo, allora cessa la nascita, e poi tutto all'indietro, in senso inverso, fino cessando le formazioni karmiche, cessando l'ignoranza. Cessando l'ignoranza, quindi c'è l'evoluzione tradizionale dell'origine dipendente e la cessazione. Quindi andando all'indietro, l'origine dipendente della cessazione. Sì. Cioè, in questo modo qua vengono spiegate come le quattro nobili verità dell'origine della sofferenza e della cessazione della sofferenza.
Quindi lo yogi che cerca la liberazione, per quale motivo deve meditare in questo modo? Per essere esperto nell'evoluzione delle quattro nobili verità. L'evoluzione delle quattro nobili verità, e questo derivano dall'ignoranza, e quindi si torna indietro all'ignoranza. Quindi ora quindi queste quattro nobili verità, informazioni, per gli esseri senzienti, per comprendere in modo facile, il Buddha ha usato la pianta del riso. Ha usato la pianta del riso. Appunto, come esempio, ha usato i raccolti esteriori, come effettivamente i 12 anelli sono in relazione come a dei rami. Quindi ora facendo il disegno, questo rende più facile comprendere per gli esseri senzienti. Quindi una delle storie che viene spiegata, Dua Namche, il Vinaya, che chiarisce Dua Namche, quindi il modo come la storia viene spiegata Dua Namche, Guru Shakyamuni Buddha, i discepoli di Buddha Shakyamuni, fra il supremo eccellente nella saggezza, eccellente Shariputra, che era eccellente nei poteri psichici, questi due Arhat, di tanto in tanto, con i loro poteri psichici, andavano nei sei reami e quindi arrivavano a Zambulin. E quindi spiegavano spiegavano le varie sofferenze ai discepoli di Buddha. E Buddha, il giovane Buddha, non amano assolutamente di essere, non volevano assolutamente diventare laici. Non volevano assolutamente prendere i voti del celibato, scusate. Shariputra e Monga l'avevano portato nei reami inferiori con i poteri psichici, ha mostrato le sofferenze dei reami inferiori per i difetti o gli svantaggi dei reami inferiori. Mostrano i difetti e gli svantaggi del desiderio a Shariputra Mongali più. Questo è come il giovane fratello di Buddha, lui entrò nel Dharma. E quindi quindi tutti quanti i discepoli del Buddha si andarono intorno
E quindi viene spiegata questa storia. Viene spiegata, fu spiegata da Buddha ad Ananda. No, no, Ananda spiegò a Buddha. E quindi Buddha disse in questo sutra, due non c'è, Ananda, tutti i tempi, i Bhikshu Sharipu e Mungali Pu, questi due grandi discepoli, tutto il tempo non succederà in questo modo. Non succederà questo. Uno che è veramente eccellente nella saggezza e l'altro è eccellente nei poteri psichici. Quindi, fuori dai monasteri, qui come a Koppana, qui a Gompa, fuori dal monastero, dovete disegnare questa ruota della vita. Con i cinque trasmigratori. Quindi ci sono gli esseri infernali, poi ci sono i preta, poi ci sono gli animali, i spiriti famelici, gli esseri trasmigratori degli rami inferiori, appunto, e poi i sura e gli asura. Sono stati messi insieme Sura e Asura, gli esseri trasmigratori Sura e gli Asura e i Deva, appunto Sura, Asura, Deva, i Deva. Gli esseri trasmigratori Deva, non Sura, i Deva, gli esseri trasmigratori Deva. Per cui scrivete queste cose qua. Buddha disse questo. E poi Buddha disse, sotto dovete disegnare gli esseri, dovete disegnare gli animali degli stati infernali, degli stati di esistenza inferiore, quindi gli animali, spiriti famelici, il preta e gli esseri degli inferi. Qui ci sono i tre reami inferiori, disegnare i tre reami inferiori e questo mostra, e poi nei reami superiori mostrare i Deva e gli esseri umani. Questi sono contenuti qua. Quindi quindi bisogna disegnare i mondi, esterni e pure il corpo supremo e del il mondo occidentale e tutti quanti i piaceri. E questi vengono anche poi nel mandala e queste hanno molte qualità, ci sono molte qualità e facendo l'offerta aiuta per avere successo e poi da questo viene il successo, poi ancora nel nord. Il suono non interessante, quindi quando noi moriamo, quando si muore, prima di morire, di non sentire dei suoni negativi, questo vuol dire il segno che uno sta per morire. E poi devi disegnare anche i mondi degli esseri umani, Zambulin, e poi al centro bisogna disegnare l'attaccamento, il rancore, la rabbia e l'ignoranza. Grazie.
Questo è quello che è spiegato nel Dua Namche. Qui nel centro attaccamento, rabbia e così via vengono. Poi questo viene ancora più chiaro comunque. Quindi comunque nel centro disegna l'attaccamento, la rabbia e l'ignoranza nel disegno. Poi questo c'era ancora. Quindi c'è un maiale e dalla bocca del maiale c'è un uccello o un piccione e poi c'è la coda appunto di un serpente. E quindi vengono disegnati in modi diversi, no? E tutto quanto, veramente bisogna mettere il maiale e in bocca al maiale la coda del il rooster, come si chiama, il gallo, o poi anche il serpente. Molto spesso vengono disegnati in che ognuno mangia la coda di quell'altro, mentre invece bisogna mettere il maiale che ha in bocca e viene, se voi dovete, come spiegato nel sutra, è che il maiale ha la coda dell'uccello, del gallo nella bocca e anche la coda del serpente. Entrare. Questo vuol dire che a causa del... Ma delle volte viene spiegato appunto che si alimentano queste, nel sutra come viene spiegato che a causa dell'ignoranza che è il maiale, da lì viene tenuto in bocca la coda del piccione e la coda del serpente. E questo hanno come significato che l'ignoranza, e in particolare l'ignoranza della radice del samsara, che appunto si afferra all'io come reale, quello Dagzima Rippa, e quindi il piccione ha il significato di attaccamento, il piccione, poi il gallo comunque ha il significato di attaccamento, rappresenta l'attaccamento. Ho visto una volta che un geshe ha spiegato che il piccione ha così tanto attaccamento, il piccione ha tantissimo attaccamento, che se voi lo sputate per terra, il muco, lo sputate per terra, se lo sputate nel terreno, il piccione corre, prende il muco e lo dà e dà da mangiare alla sua compagna, marito, la moglie, non lo so bene, ad altri piccioni, dà da mangiare, mette questo nella bocca degli altri piccioni, quindi dà al marito, alla moglie o all'amico, non lo so. Questo grandissimo attaccamento nelle relazioni. Questo ecco perché è usato il piccione come esempio nella ruota della vita, come attaccamento. Poi invece il serpente rappresenta la rabbia o il rancore. Queste sono entrambe nella bocca del maiale. Questo vuol dire che la radice del samsara è l'ignoranza che tiene l'io come veramente esistente. Da questi sorgono l'attaccamento e la rabbia. Queste sono le tre veleni mentali. Vengono mostrati questi tre
ci sono tante altre afflizioni mentali, però queste, diciamo, poi ci sono anche le 6 afflizioni radice, poi ci sono le 25, le 6 afflizioni radice, 25, poi ci sono le 20 afflizioni secondarie, e poi ci sono le 84.000 afflizioni. Queste menti, questi tre veleni mentali, queste sono le vere cause della sofferenza, queste afflizioni mentali. E questo mostra queste cose qua, e questo ha questo significato, e quindi in questo modo. E quindi poi c'è in questo c'è un cerchio da una parte bianco e da una parte nero, e questo in dipendenza da che tipo di rinascita uno prenderà, ci sono 6 reami appunto in quale reame uno rinasce, nello stato intermedio, quando in quale tipo di rinascita voi avrete, ci sono diversi segni nello stato intermedio. Nello stato intermedio ci sono vari segni. Ci sono vari segni. E quindi, quando voi rinascerete nei reami inferiori, allora c'è veramente scuro e nero e buio. E quando andate invece nei reami superiori c'è l'esperienza di luce. E nello stato intermedio, d'essere dello stato intermedio. E quindi questo va giù, le persone, quindi le persone cambiano il karma negativo, quindi vanno giù nei reami inferiori. Nello stato intermedio questo mostra il karma negativo, quindi poi c'è quello il bianco che rappresenta la virtù, il sentiero virtuoso. Scusate, forse è il momento di fermarmi adesso. Quindi adesso che andiamo su nei reami superiori, le persone, gli esseri sono vestiti bene, vanno nei reami superiori, quindi sono vestiti bene, e vanno, e sono vestiti molto bene, anche le persone laiche sono vestite bene, e vanno verso l'alto, quindi dietro è bianco, e questo ha il significato di rinascite superiori. Fra pochi minuti ricominciamo. Non sto scherzando. Adesso facciamo un intervallo. Isso shi metto da rivalisci e padi sanche gento mi te uargi rokunan la gila jopajo guru ratnamanda Miriatayami. Quante dediche avete fatto mentre io stavo facendo una?
quando ne stavo facendo una, mentre voi l'avete fatto diverse volte, perché io vado molto piano. Voi forse l'avete già fatto 3 o 4 volte. Voi l'avete fatto 3 o 4 volte. Ok, grazie. Ok, bye. Grazie.